non possiamo sostenere in queste condizioni il nostro progetto ed è per questo motivo che consideriamo chiusa la nostra esperienza. Parole senza astio pronunciate con un tono pacato ma deciso dal presidente della Gela Calcio, Angelo Mendola, che ha confermato in conferenza stampa l'addio al club biancazzurro. 2 anni di gestione, una con il 40% delle quote insieme ad Angelo Tuccio, il secondo da proprietari totali. Inoltre un'ora di incontro con i giornalisti ed uno sparuto gruppo di tifosi, il massimo dirigente biancazzurro ed il suo vice Fabio Fargetta hanno spiegato i motivi che hanno indotto la dirigenza a farsi da parte. Noi vogliamo uscire di scena perché chiaramente siamo stufi di sentire questa amministrazione. Chiaramente avranno i suoi problemi, però purtroppo la gestione del campo non è stata nostra, quindi gli interventi si dovevano fare prima. Questa chiusura dello stadio, come ben sapete, chiaramente ha fatto un danno eccessivo. Purtroppo questo tipo di obiettivo si è fermato, quindi non possiamo andare avanti perché non abbiamo più le capacità fisiche, non possiamo combattere, cioè siamo messi veramente male, quindi ci mettiamo da parte. In questo senso, chi ha voglia di investire nel mondo del calcio, oggi ci sono i presupposti, abbiamo circa 35-40 giorni affinché, diciamo, la squadra abbia questo nulla osta del campo da mandare alla Lega. È di fare l'iscrizione entro il 10, 11, 12 di luglio. Da parte nostra usciamo fuori di scena, ci dispiace tanto per i tifosi, ma non è la colpa nostra, ve lo dico col cuore, noi avevamo l'entusiasmo, credetemi, di quest'anno di vincere il campionato. Di vincere il campionato, purtroppo ci sono andate male le cose. Devo ringraziare la squadra, siamo arrivati al sesto posto e direi che è un obiettivo buono Molta perché dignità. ultime 12 partite fuori casa. E nessuno si è degnato di dire faccio un autobus per i tifosi. Quei pochi tifosi che hanno al cuore questa squadra, ok? Che veramente dico, sono veramente gelesi, che fa molto piacere a questa dirigenza. E per questo noi vogliamo bene a questi tifosi, annunciamo il nostro addio già 45 giorni prima. Affinché qualcuno si faccia avanti, che questo titolo rimanga a gela e voglia investire per il bene di questa città. La questione stadio è rimasta irrisolta entro fine giugno e in Lega occorre inviare la documentazione con il nulla osta dello stadio Presti e dal comune la certezza che si faccia in tempo neanche c'è. Non ci sono dei debiti che già si sono Grazie. conclamati, ma ci sono anche dei crediti da riscuotere, ammesso che si riesca a riscuotere questi crediti, cioè attenzione. Così come è stata presa, nello stesso modo viene lasciata. Ma considerate che ci sono, dico, ma ci sono, considerate che ci sono degli inganni importanti, se qualcuno ha la capacità di sbloccarli, che dà credibilità a questo progetto, è chiaro che se ne va a zero. Anche noi abbiamo avuto problemi con le vertenze, abbiamo dovuto ritardare alcuni incassi. Quindi sostanzialmente il zero è una parola assolutamente relativa. Il vice Fargetta ha aggiunto le difficoltà di improntare un progetto che coinvolga forze economiche esterne. Se avessimo 3.000 abbonati, ha detto, considererei quasi marginali gli sponsor esterni, ma così non è. A questo punto si apre una lunga estate di agonia per il Gelacalcio. Siamo stati con Tuccio, abbiamo imparato da Tuccio, abbiamo portato avanti. Si cercava di fare un certo tipo di ragionamento ed era stato costruito. Dopodiché, se il mio progetto fallisce, cioè io da parte mia, da dirigente, dico. Abbiamo tentato, abbiamo cercato di veicolare, ma io non me la sento di dire di nessuno perché posso dire, perché sarebbe facile fare la caccia alle streghe, perché posso dire che il mio progetto è fallito perché mi aspettavo 3.000 abbonamenti e ne ho 140. I nostri sponsor non li possiamo più convincere a sponsorizzare questa società perché non possiamo dire che noi possiamo ottemperare ai nostri impegni e quindi dare la giusta visibilità a chi si impegna a sponsorizzare la squadra. Con lo stadio chiuso, con tutto quello che è successo, obiettivamente ci ritroviamo in una situazione in cui è difficile coinvolgere compagini che possano sostenere il nostro progetto. Alla luce di questo, nonostante tutti gli sforzi fatti, noi per questa proprio impossibilità la dirigenza, insomma, ha deciso
di fare un passo indietro e di disimpegnarsi a favore di chi magari con una nuova faccia, con nuove risorse e magari con un progetto che è migliore di quello che in questi anni si è portato avanti, perché questo gruppo imprenditoriale dal 2016 ad oggi ha aumentato la sua esposizione in maniera esponenziale, a discapito e soprattutto nell'ultimo anno ha investito risorse proprie per svelate centinaia di migliaia di euro e lo potete vedere dai bilanci. Ma con tutto quello che è successo fino alla fine ci ha creduto. Oggi vengono meno quei presupposti che consentono di portare avanti. A fronte di questo, giustamente un imprenditore facendo un'analisi e soprattutto mettendoci la faccia, perché noi lavoriamo al nord, sono imprenditori del nord, cioè questa situazione rischia di compromettere anche la credibilità delle nostre aziende, per cui ad un certo punto uno esce fuori e dice: se c'è qualcuno che è più bravo di noi a portare avanti questo programma, che si faccia avanti. Noi siamo qui ad ascoltare, perché purtroppo questa avventura in queste condizioni e con queste modalità non la possiamo più portare avanti.